intervista al sindaco Giuseppe Catania sulla problematica dell'ospedale di Mussomeli, Maria Immacolata Longo. E allora, sindaco Catania, missione palermitana del 19 aprile 2017, problematica ospedale. Tante cose sono state dette, sono state fatte. Ieri, in conclusione, cosa è successo? Ma ieri, a mio avviso, è stato un incontro molto proficuo. Come tutti sanno, in occasione dell'ultimo Consiglio Comunale straordinario che abbiamo tenuto proprio a Mussomeli nei giorni scorsi, peraltro con la presenza di tanti miei colleghi sindaci che ringrazio per il loro sostegno, anche se, come ho avuto più volte modo di dire, la struttura ospedaliera non è una struttura ospedaliera di Mussomeli. Certo, Mussomeli è la parte più interessata, più direttamente interessata, ma è una struttura che coinvolge tutto il territorio e quindi è un ospedale del territorio. Per cui il sostegno forte dei miei colleghi è stato molto importante anche per gli esiti dell'incontro che abbiamo avuto ieri. Sostegno in Consiglio Comunale, sostegno non solo dei miei colleghi, dei sindaci, il sostegno da parte di tutti i consiglieri comunali di Mussomeli, e questo è un fatto importante, il sostegno da parte della Commissione Consiliare Sanità, il sostegno da parte di tutte le organizzazioni sindacali, CGL, CISL, UIL, NURSIN, che e i comitati cittadini, insieme ai quali mi è stato consegnato un mandato, cioè quello di incontrare il governatore Crocetta e i vertici dell'ASP e dell'assessorato regionale alla sanità per rappresentare la necessità di modifica alla nuova rete ospedaliera che è stata approvata e pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso venerdì, in ragione di quelle che sono le esigenze del nostro territorio, un territorio certamente disagiato anche in ordine alle condizioni di viabilità per i principali centri, tra i quali Caltanissetta, che chiaramente tutti conoscono, e quindi abbiamo rappresentato queste ragioni al governatore Crocetta. All'incontro erano presenti il governatore Crocetta, era presente il dottore Tozzo, che è il dirigente dell'assessorato regionale alla sanità, che aveva piena delega da parte dell'assessore Gucciardi, che poi abbiamo incontrato a margine della riunione. Era presente l'ASP di Caltanissetta nella figura della dottoressa Marcella Santino, che aveva piena delega da parte del direttore Iacono, e devo dire che il fatto importante e significativo è che tutti i soggetti attorno al tavolo, cioè la Regione e il suo presidente, quindi il governatore Crocetta, l'assessorato regionale alla sanità con il dirigente, il dottore Tozzo, e l'ASP con la dottoressa Santino, hanno alla fine, come dire, condiviso quelle che sono le nostre esigenze che abbiamo poi concretizzato e finalizzato in tre impegni precisi da parte di tutti questi soggetti, impegni finalizzati alla modifica della rete ospedaliera. Gli impegni sono il potenziamento della chirurgia, restituendo a questo reparto i posti letto ordinari che erano stati tolti con l'approvazione di questa nuova rete ospedaliera, la riattivazione del reparto di pediatria attraverso la restituzione dei posti letto ordinari. Anche questo è un fatto estremamente importante, sappiamo tutti le esigenze che anche ci sono state nelle settimane scorse in ordine al servizio di emergenza nei confronti dei bambini presenti nei nostri territori, e una implementazione del percorso nascite attraverso la presenza più assidua e costante di pediatri di Caltanissetta, in modo tale da, assieme a quelli che ci sono già e comunque ad altri professionisti, quindi ginecologi di Caltanissetta, un maggiore raccordo proprio per, come dire, seguire la gestante in questo percorso lungo 9 mesi. Sappiamo tutti che
È chiaro che questo è un percorso in cui il rapporto fiduciario tra paziente e medico si sviluppa ancora di più che rispetto alle altre branche, quindi avere un punto di riferimento costante da parte di Caltanissetta che segue la gestante nei 9 mesi porta più facilmente a completare il percorso nascita all'interno della nostra provincia. Quindi tre impegni precisi, puntuali, misurabili, quindi la restituzione dei posti letto in chirurgia con il suo potenziamento, la restituzione dei posti letto ordinari in pediatria con il suo potenziamento e l'implementazione del percorso nascita. Questi tre obiettivi sono stati, come dicevo, condivisi da tutte le parti in causa e ringrazio per questo il governatore Crocetta, ringrazio l'assessore Gucciardi e la direzione dell'ASP e nello specifico ringrazio la dottoressa Santino che ha fatto un gran lavoro e il direttore Iacona che ha condiviso questo lavoro fatto dalla dottoressa Santino, quindi è evidente che quando ci si siede attorno a un tavolo per trovare le soluzioni senza nessuna preclusione le soluzioni poi alla fine si trovano. Quindi ora abbiamo una roadmap precisa, quindi delle tappe precise, intanto tra oggi e domani formalizzeremo la richiesta di modifica all'ASP, l'ASP acquisirà questa richiesta che noi formalizzeremo e chiaramente la farà propria facendo le dovute valutazioni per quelle che sono le richieste che noi abbiamo fatto. Dopodiché questa proposta di modifica viene portata in conferenza dei sindaci, che è l'organo provinciale che abbiamo e che interloquisce con l'azienda ospedaliera l'ASP territorialmente competente, e queste modifiche eventualmente approvate dalla conferenza dei sindaci, io ritengo che ci sarà una condivisione unanime rispetto a questo percorso, queste modifiche, dicevo, dovranno essere trasmesse in assessorato e alla presidenza per la loro approvazione entro e non oltre il 31 maggio prossimo. Quindi abbiamo un percorso chiaro, degli obiettivi chiari e soprattutto dei tempi cadenzati ben precisi oltre i quali non dobbiamo andare. Quindi sono, come dire, ottimista rispetto a questo percorso. Devo dire che è stato un bel gioco di squadra di tutte le forze politiche, delle forze sindacali, dei cittadini, dell'opinione pubblica, ma anche delle istituzioni, quindi anche dell'ASP di Caltanissetta, anche dell'assessorato e ovviamente del governatore. Ringrazio per questi tre soggetti in particolare che ci hanno consentito di arrivare a una modifica che certamente significa il potenziamento della nostra struttura ospedaliera, significa il mantenimento del diritto alla salute anche per i cittadini di questo comprensorio. Si è sentito con gli altri sindaci del territorio? Sì, ho fatto stamattina qualche telefonata, qualche chiamata, ringraziando, dicevo loro, entro questa mattina conto di sentirli tutti proprio per condividere con loro questo importante risultato ottenuto grazie appunto a questo gioco di squadra con tutti i miei colleghi che c'è stato.